Elegante ed accogliente, misteriosa e affascinante, artistica e sportiva, questa è Firenze. Una città che tutti conoscono sin da bambini, dai tempi della scuola. Geograficamente si trova ai piedi dell'Appennino tosco-emiliano, all'interno di una conca collocata poco sopra il livello del mare, circondata da colline e aperta verso occidente ad una piana attraversata dal fiume Arno. Al nome di Firenze, dicevamo, ci si avvicina grazie ai libri. Si conosce la sua storia, si ama la sua arte, si leggono i testi di poeti e scrittori che hanno contribuito a far conoscere la letteratura italiana in tutto il mondo. Passeggiare per Firenze vuol dire fare un tuffo nella storia. Dal Medioevo al Novecento le testimonianze sono tantissime. Per vedere la città serve qualche giorno, uno solo non basta. In ogni caso, chi non avesse troppo tempo a disposizione può concentrarsi su alcuni dei monumenti principali. Nel cuore del centro cittadino, partendo da Piazza del Duomo, si può visitare la cattedrale Santa Maria del Fiore, iniziata da Arnolfo da Cambio nel 1296 e ultimata nel 1436 con la cupola del Brunelleschi. Un capolavoro che è più di una cupola, è il simbolo di Firenze. Una costruzione da cui si può vedere il panorama della città, oltre che l'interno della cattedrale. Accanto alla facciata c'è il campanile di Giotto, vicino il battistero di San Giovanni, ma durante una visita di un paio di giorni si possono vedere anche il Palazzo della Signoria e naturalmente gli Uffizi, Santa Croce, Santa Maria Novella, il Giardino di Boboli, Palazzo Pitti e la zona di Ponte Vecchio. Tutto ci riporta nel passato e al tempo stesso, passeggiando per la città, ci si immerge nel presente. Considerate le dimensioni del centro storico, è sconsigliabile l'uso della macchina per girarlo. Ci si muove bene a piedi oppure prendendo dei piccoli bus elettrici. Se di giorno si può trascorrere il tempo tra monumenti, giardini, vedute panoramiche e shopping, non mancano di certo proposte per passare delle belle serate. Oltre a pub e locali, basta la scelta tra cinema, teatro, musica e balletti.